Guardate che bello. Che cos'è? È un agglomerato di sale marino. Noi pensiamo sempre al sale quando lo troviamo nei pacchi o nella saliera a casa. Così, sempre gemellata con l'altro contenitore, quello dello zucchero. Oggi parliamo appunto di sale e zucchero, che non mancano in nessun stipetto della famiglia italiana. Poi parleremo della spesa fatta al supermercato o al discount. Un rapporto qualità-prezzo? Beh, cercheremo di capire, così come cercheremo di capire quali sono gli alimenti che non vanno acquisiti, che non vanno mangiati quando abbiamo, purtroppo, soffriamo di emicrania. Tutto questo oggi alle 11.05 dopo il TG. Ti aspetto. Buongiorno a tutti voi. Oggi Occhio alla Spesa affronta l'argomento abbastanza diffuso. Chi è che non ha il sale e lo zucchero in casa? Due prodotti per indispensabili per aggiustare, per migliorare il sapore di moltissimi alimenti. Ma attenzione, attenzione, con lo sale e con lo zucchero non bisogna mai abusare. Parleremo poi nella pagina dell'informazione dei discount. In tempo di crisi, insomma, i discount e addirittura i triscount sono presi d'assalto. Ma attenzione, discount è sempre sinonimo di qualità? Ne parleremo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo il mal di testa tra le 20 patologie più diffuse invalidanti. Scopriremo come combatterlo a tavola. Sì, certo, si può combattere anche a tavola. Ma adesso diamo spazio a Il Prodotto. Oggi iniziamo tra sale e zucchero con la classica confezione di sale fino. Sale fino. Ne approfitto per farvi controllare nello stipetto della cucina se abbiamo sale e zucchero e semmai segnatelo nella lista della spesa, perché poi quando ci si dimentica del sale sembra una sciocchezza, ma ogni nostro manicaretto non trova il giusto sapore. Allora, vediamo quanto costa un chilo di sale fino nei primi 5 mercati italiani. L'ISMEA ci dice che il minimo e il massimo si aggira tra lo 0,15 e i 0,60 euro. Bene, sentiamo Genova, Anna Livigni. Il sale qui a Genova costa 20 centesimi. 20 centesimi, 20 centesimi al chilo, poco più di 0,15. Molto bene. Andiamo da Genova a Venezia. Silvia Cavallarin, ciao Silvia. Ciao Alessandro, per una volta a Venezia siamo al minimo e costa 15 centesimi il sale. Che bella notizia, questa sì che è una notizia. Allora, 0,15. E adesso da Venezia andiamo un attimo a Bologna, sta lì vicino Monica Caburro. Ciao Monica. Sì, buongiorno Alessandro, qui a Bologna il sale costa 40 centesimi il chilo. 40 centesimi, più o meno a metà della forbice. Bari, Giusy Brunetti. Il prezzo qui a Bari è di 47 centesimi per un chilo. 47 centesimi, cioè poco meno di 50 centesimi. Andiamo a Palermo, anzi concludiamo il sale con Palermo. Francesco Ciulla. Sì, qui a Palermo abbiamo un prezzo in controtendenza ed è 60 centesimi al chilogrammo. Ma come 60 centesimi? Ma come, la Sicilia è uno dei maggiori produttori di sale con quelle meraviglie della natura che sono le saline di Trapani e voi fate questi scherzetti? Va bene, va bene. E allora, andiamo adesso per entrambi, cioè sale e zucchero, andiamo a seguire questa interessante scheda informativa. Guardate. Il sale è un esaltatore di sapidità usato in tutte le tradizioni culinarie ed è ampiamente sfruttato nell'industria conserviera sia come ingrediente sia come mezzo di conservazione dei cibi. Nella Roma antica il sale era così importante da dare il nome ad una strada, la Via Salaria appunto. Ai soldati, in zone in cui scarseggiava il sale, ne veniva fornita una quantità chiamata salarium, che più tardi si trasformò in una gratifica in denaro, il salario. La parola zucchero deriva dall'arabo succar, mentre i genovesi e i veneziani lo conoscevano come sale arabo. Furono infatti gli arabi a diffonderne l'uso in tutto il bacino del Mediterraneo.
L'uso in cucina è incentrato quasi esclusivamente sulla preparazione dei dolci, dai prodotti da forno alle creme, budini, meringhe e glasse. Da non dimenticare le confetture, le marmellate e la frutta sciroppata. Sale e zucchero sono largamente utilizzati. Il rapporto qualità-prezzo è molto buono, ma non dimentichiamo che molti alimenti già contengono questi prodotti e che non bisogna mai eccedere con le quantità. E allora, sempre iniziando dal sale, abbiamo chiamato il responsabile marketing di una grande, importante salina italiana. Abbiamo il piacere di avere con noi Simona Medri. Benvenuta. Benvenuta. Allora, sapete tutti, ma chi non lo sa, insomma, lo vogliamo ribadire e sottolineare che il sale si può trovare in due forme, diciamo, forme fisiche, sale marino e sal gemma, cioè sale minerale, cioè dal mare e in miniera, tutto sommato, ecco, per capire l'origine e le differenze di questi due tipi di sale. Il sale marino viene prodotto dall'acqua di mare che, depositata nelle vasche salanti, evapora grazie all'azione evaporante appunto del sole, del vento e al lavoro dell'uomo. Può essere raccolto a mano con attrezzature meccaniche ed è già un sale ricco di minerali e di oligoelementi, per cui può essere posizionato sul mercato, altrimenti subire una serie di operazioni di raffinazione per facilitare il suo posizionamento nella filiera. Questo bel cristallo, questi bei cristalli, da dove vengono? Questi vengono da una salina marina. Bello, appunto, sì. Sono formazioni naturali durante il periodo estivo, negli angoli soprattutto dei bacini. Sì, sì. Ecco, quando nei punti di congiunzione. Esatto, quindi si raggruppano questi cristalli attorno a un filo di erba e crescono in maniera... Sì. Allora, c'è anche il sale integrale. C'è anche il sale iposodico, che mi sembra, come dire, una contraddizione in termini, il sale iposodico. Comunque, siccome esiste, non è una contraddizione, a quali trattamenti vengono sottoposti questi due tipi di sale e in particolare che caratteristiche hanno? Beh, il sale iposodico è un sale che ha una quantità di sodio molto inferiore. E quindi diventa un cloruro di potassio, per esempio? Sì, esatto, per cui è una scelta intelligente per chi vuole salare, diciamo, poco, per chi ha problemi di ipertensione e vuole alleggerire appunto questa carica di cloruro, appunto, di sodio. Oh, invece l'integrale che significa? Quello raccolto dalla salina, più o meno depurato e basta? Neanche depurato, è un sale che non viene proprio raffinato, per cui mantiene tutti i minerali e tutti gli oligoelementi normalmente contenuti nell'acqua di mare. In sostanza è come sbriciolare questo cristallo. Esatto. Ho capito. Perfetto. E che tipo di caratteristiche ha allora il sale integrale? È un sale completo dal punto di vista appunto chimico, che ha questi minerali che sono essenziali, diciamo, al benessere dell'organismo umano. Sono contenuti in maniera equilibrata e sono importanti come apportatori di minerali. Senta, signora Medri, parliamo adesso invece del sale iodato, che è un sale molto importante, l'abbiamo sentito anche da Palermo. La sua valutazione sul mercato, viene lo iodio, viene aggiunto al sale in forma postuma, diciamo. Esatto, praticamente al sale raffinato viene aggiunto questo iodio chimico, che è appunto lo ioduro di potassio, per sopperire alla carenza di iodio naturale nel sale appunto raffinato. Questo è dovuto al fatto che in commercio si trova questo sale povero naturalmente di iodio e ha cresciuto i problemi alla tiroide. È vero. Per far fronte a queste problematiche, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha spinto perché i governi emanassero leggi con l'obbligo di mettere in commercio appunto il sale iodato. Il nostro Istituto Nazionale della Nutrizione sottolinea l'esigenza, perché noi in Italia siamo un po' iposodici, abbiamo poco iodio e quindi è opportuno un contributo. Infatti, senza esagerare e sempre
diciamo, sotto il consiglio medico, mi raccomando. Infatti è un sale che va benissimo per chi ha problemi di carenza di iodio, appunto, che è iposodico, e va invece utilizzato con cautela da persone che utilizzano farmaci regolatori della tiroide, esatto, o chi ha problemi di ipertiroidismo. Ecco perché mi riferivo ovviamente al consiglio medico. Adesso io volevo sapere, dovete sapere, ma molti di voi già lo sanno, che esistono ancora addirittura i sali già aromatizzati. Me ne vuol parlare? Sì. A che aromi ci sono questi sali? Questi sali vengono aggiunti con erbe fresche oppure essiccate, ed è un ottimo metodo per diminuire l'utilizzo del sale. Quindi si dà sapore e sapidità. Si raggiunge lo stesso obiettivo, diciamo, esatto, di gusto, però c'è meno sale. Meno E quindi è una forma, diciamo, di acquisizione salina, o quantomeno di sodio, più moderata. Sì. Adesso, quando si dice sale, si pensa che sia un minerale universale. Beh, in certo aspetto sì, però dovete sapere che ci sono tantissimi paesi al mondo che hanno il loro sale. E adesso la signora Medri ci prende per mano e ci fa fare un giretto tra i sali del mondo. Per esempio, il famoso sale dell'Himalaya, vedete? Sale che meraviglia. Rosa dell'Himalaya. È rosa, guardate che meraviglia. Infatti, è un sale... Sa che assomiglia questo sale? Alla spiaggia di Spargi in Sardegna, quando non ci vanno i turisti verso marzo-aprile, è meraviglioso che c'è il corallo, sembra proprio lo stesso colpo di colore. Questo è sale, quello è sabbia. È accattivante, molto bello, è un sale di miniera, il sale dell'Himalaya, per cui è un sale che si è depositato in epoche remote. Sì. Diventa un sale alimentare dopo tutta una serie di passaggi, di raffinazioni, quale l'essiccazione, il lavaggio, sì, l'aggiunta di antiaggregati. Ci spiega questi altri sali molto interessanti? Sì, sono tutti sali che vengono da parti diverse del mondo, di colore diverso, perché possono essere sali di miniera con l'aggiunta di alcuni tipi di minerali. Certo, perché danno il colore. Esatto. Oppure sali marini, naturalmente questo bianco. Sì. Anche qui ci sono l'aggiunta di alghe in particolare o di varie spezie o erbe. Io conosco fresche. Dei ristoranti molto raffinati, ma il cui prezzo è abbastanza accessibile, in cui addirittura c'è la carta dei sali, e quindi ti portano una carta, ognuno c'è un alimento con indicato il sale. Una cosa interessante invece, non da mangiare in questo caso, sono queste tavolette di sale, vero? Sì. Questo che cos'è? Sale compresso? Questo è sale marino compresso. Diventa una sorta di mattonella, di pietra ollare. È vero. Che può essere utilizzata proprio per la cottura. Questa si mette nel forno. Riscaldata. Si porta a temperatura alta, 200-300 gradi, e poi ci si mette sopra la bistecca. Esatto, e si cuoce. Ma non c'è bisogno di aggiungere il sale a quel punto. No, infatti è un ottimo metodo di cottura che permette di non aggiungere grassi, oli. Certo. E quindi è importante perché per il sale come minerale naturalmente non brucia e quindi non rimane non si integro. Attacca, esatto, esatto. Oltretutto, ma sono in commercio queste? Sì, diciamo che questa metodologia di cottura è antichissima. Sì. È stata, diciamo, in questi giorni rimessa in commercio da una salina, e però non riguarda solo le nostre tradizioni, ma anche quelle degli altri paesi. Quindi è un metodo di cottura antico, come può essere, ad esempio, la cottura in crosta di sale. Certo, certo. Bene, grazie. Ringraziamo Simona Medri. Grazie. Per queste sue preziose informazioni, e mi trasferisco